Eccoci qua, signore, benvenuti, bentornati, siamo su Radio Roma, abbiamo recuperato un collegamento al volo, se no l'avremmo fatto domani. Sì, in ma corner, noi, ma noi siamo all'interno del weekendone dei Perrollas, indegnamente condotto da Federico Perrotta e Valentina Olla qui su Radio Roma. Incombe insomma il collegamento con Stefano Fresi. Buongiorno. Allora, aspetta, gli metto la sigla, Ammazza che stai. Anche perché sappiamo che Stefano Fresi è un ammiratore di John Williams, o sbaglio? Sono un grandissimo ammiratore di John Williams, lo amo profondamente. Buongiorno e benvenuto Stefano e grazie di essere con noi qui su Radio Roma. Buongiorno, grazie a voi, scusate del misunderstanding, ho fatto tardi, cosa che normalmente non faccio. No, non ti preoccupare, ormai stiamo correndo in ogni maniera nella nostra vita, quindi queste cose possono succedere. La cosa importante è sapere dove sei in questo momento e quel posto magnifico dal quale ci chiami. Allora, il posto magnifico dal quale vi chiamo è il Caffè del Teatro Morlacchi di Perugia. Che non è un posto qualsiasi, perché tu devi immaginare che questo, sai, il bar di un teatro è un posto dove il pubblico va a prendere il caffè, questo no, questo è un posto dove tu vieni, mangi qualcosina prima dello spettacolo, sotto gli occhi di Edoardo De Filippo, di Salvo Randone, di Albertazzi che ti guardano e ti giudicano giustamente, sei circondato da locandine eccetera eccetera e accolto da Walter che non è un barista, Walter è un'istituzione di Perugia, se uno non viene a Perugia e non vede Walter, è come andare a Roma e non vedere il Colosseo. Ma Walter, vieni qua, te lo posso far vedere? Certo, assolutamente sì. Walter, vieni, che su Radio Roma c'è posto. Walter è un uomo che, vedi quanto è alto. Adesso mi fate l'inquadratura, grazie Stefano, se mi fate l'inquadratura così vediamo anche, adesso arriva subito. C'ha 10 aneddoti per ogni centimetro, racconta delle cose sul teatro, perché lui è uno che ti dice, ero qui, stavo qui con la Guerritore, l'Avia, Memo Benassi, giocavo a boccette con Molière. Walter, se ti metti alla destra di Stefano, noi ti vediamo, noi possiamo vedere il tuo viso, eccolo. Ciao Walter. Che personaggio. Eccoci. Ciao Walter, tanto piacere. Mi ha appena cucinato delle uova al tegalino con degli asparagi buonissime. Bene. Così, okay. Spettacolo leggerino. Senti, Stefano, l'emozione dell'altra sera, della prima finalmente dopo tutto questo periodo. Mi devi dire con degli aggettivi. Io vi saluto. Ciao Walter. L'uova al tegalino anche per me. Abbiamo pianto, Federico. Abbiamo semplicemente pianto. Quando si è riaperto il sipario, all'applauso delle persone, siamo andati scesi nella platea a fare l'inchino ai palchi, perché il pubblico è solo nei palchi, la platea è non vuota. C'è perché è diventato scenico. Non abbiamo retto, abbiamo pianto tutti perché era troppo tempo. Io personalmente dal 22 febbraio non vedevo un pubblico a teatro, ho fatto forse una serata estiva e qualcosa così, ma il pubblico nel teatro mi mancava dal 22 febbraio, dove ero in scena a Bimercate con Alessandro Benvenuti. Ed è stata un'emozione veramente fortissima, perché si ricomincia a vivere, porca miseria. Quella è la cosa nostra. Senti, quella, l'energia del pubblico, l'hai sentita? È un pubblico che è cambiato nel frattempo, secondo te? Avevano una fame di spettacolo enorme, avevano una voglia di spettacolo gigantesca, come credo abbiano una voglia di concerti dal vivo e di cinema e di sala cinematografica, hanno voglia di incontrarsi, perché, voglio dire, per quanto i social ci abbiano tenuto insieme, no? In questo periodo, mo c'è proprio voglia di sociale, cioè di vedersi, di incontrarsi in sicurezza e con tutto quello che si può fare, però è veramente una sensazione di ripartenza vera, l'idea di... E va detto che è un grande privilegio, perché purtroppo tanti colleghi ancora non possono ripartire, noi abbiamo avuto il privilegio di stare in uno stabile che ha ricominciato subito, siamo stati tra i primi ad andare in scena, e speriamo che a ruota ci seguano tantissime altre realtà, tantissimi altri colleghi che stanno aspettando di mostrare i loro lavori. E tanto assolutamente, poi è importante che ci sia qualcuno che faccia da precursore, no? Che magari ha anche la capacità, no? le braccia e le spalle pesanti e forti per poterlo fare, ma questo è anche per poi dare consigli su come gestire l'ingresso del pubblico, misurare la febbre, capire come funzionano i tamponi, la gestione di tutto, perché purtroppo è una cosa che dobbiamo imparare a fare chissà per quanto tempo, ma l'importante è che cominci un percorso di ripresa, di normalizzazione. Senti, a che ora l'avete fatto lo spettacolo?
Alle 18.45 facciamo quello che è il serale. In realtà lo spettacolo è diviso in due parti. Durante tutta la settimana facciamo la prima parte un giorno, la seconda parte il giorno dopo, sempre alle 18.45. Mentre quando facciamo la doppia facciamo il primo alle 15 e il secondo alle 18.45. C'è questo buco di un'ora e mezza, sì, tra uno spettacolo in cui invitiamo le persone a prendersi un aperitivo, a prendersi una cosina, perché c'è bisogno di sanificare il teatro, anche se sono le stesse persone che hanno visto il primo a vedere il secondo. Per motivi di sicurezza noi sanifichiamo tutti i palchi fra uno spettacolo e l'altro. Beh, è una cosa fantastica. Abbiamo parlato e ci abbiamo gli ultimi 50 secondi, poi dobbiamo lasciare lo spazio alla programmazione di Radio Roma, però ci tenevamo un tuo pensiero sul discorso di questa voglia di dover cambiare i cartoni animati. C'è questo revisionismo delle favole, cioè Cenerentola, il bacio del principe non è consenziente. Come ti poni? È un brutto segno. Quando si comincia a pensare di lavorare sulle cose vecchie, significa che la fantasia è ferma e non se ne producono di nuove. Invece bisognerebbe preoccuparsi di scrivere una favola nuova del valore della bella addormentata. Grande Stefano, non possiamo aggiungere niente a quello che hai detto, è fantastico. Senti, allora, amico, è un piacere enorme averti qui, lo faremo anche dal Amici vivo. Mi voglio vedere ed abbracciare dal vivo, sì, porca miseria. E sì, lo faremo, in bocca al lupo, è incredibile per tutto ciò che fai e che faremo anche noi sul palco appena torneremo in scena. Un bacio a Perugia, un bacio a Cristiana e in bocca al lupo per tutto. Ciao, ragazzi, buon pranzo. Ce l'abbiamo fatta a salutare il nostro amico Stefano Fresi e diamo spazio alla rete. Noi ci vediamo domani con il weekendone dei Perrollas. Ciao e buon pranzo e buon proseguimento qui su Radio Roma. Radio